Ciao a tutti, ben ritrovati su Altech 23, la tecnologia smart di tutti i giorni. Oggi video recensione di un gadget schiacciapensieri, chiamatelo come volete, per i più piccoli, ma anche per quelli più grandicelli. E si tratta del Pop-It elettrico. Ragazzi, non mi picchiate, ma è veramente simpatico. Allora, sigla! Perché portarlo sul canale, ragazzi? Ogni tanto ci vuole un video schiaccia pensieri. E quindi ho trovato, girando su Amazon, questo Pop-It, così vengono chiamati questi schiaccia pensieri. Però diverso dal solito, in quanto lui è elettrico. Ma scopriamolo insieme, è inutile perderci in chiacchiere. Comunque si presenta con questo scatolino, dove viene riportato appunto l'oggettino in questione, più tutta una serie di specifiche, le varie colorazioni e niente più. Direi di aprirlo subito. Dai 3 anni in poi sviluppa la memoria, la concentrazione e così via. Ecco come si presenta: abbiamo un minimal manualetto di istruzioni, poi la plastichina con l'accessorio vero e proprio. Ed ecco qui il nostro Pop-It elettrico. Parte posteriore abbiamo il vano per andare a inserire le batterie. Lui funziona con 3 batterie di tipo AA. Parte superiore abbiamo l'altoparlante, da dove fuoriesce la musica, i suoni e quant'altro. 2 tastini. Parte inferiore niente, laterale niente. Poi abbiamo parte anteriore il Pop-It vero e proprio, composto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tra parentesi, suona veramente bene. Poi tasto per l'accensione, tasto per il volume e tasto per selezionare la modalità di gioco preferita. Poi la vera genialata è che basta premere questo e tutto torna in posizione, quindi pronti per una nuova sfida. Direi di, già che ci siamo, di provarlo, dai. Quindi cambio un attimo l'inquadratura. Siamo pronti per andare a giocare. Vediamo un rapido sguardo alle istruzioni, giusto per capire cosa servono questi tastini. Volume on off, selezione della modalità. Questi penso siano dei pulsantini, giusto per, perché non vengono riportati da nessuna parte. E allora, ovviamente in inglese, quindi si illumina il bottoncino che dobbiamo andare a schiacciare. Poi premiamo la parte di dietro e pronti per una nuova sfida. Memory mode, proviamo questo, dai. Ok, questi pulsantini, come dicevo, non servono a nulla. E da qua andiamo ad abbassare o alzare il volume. Lo spegniamo, rapido sguardo anche da queste inquadrature, faccio vedere come funziona l'azzeramento dei pulsantini. Basterà quindi andare a premere e loro torneranno in posizione. Bene ragazzi, credo che per questa video recensione schiaccia pensieri è tutto. Vi ricordo che vi lascio il link Amazon per andarlo ad acquistare.
Lo trovate di tutti i prezzi, partono dai 10 euro fino alle 20 euro più o meno. Addirittura se lo cercate su Temu o anche su altre piattaforme, magari lo pagate ancora di meno. Comunque, Amazon arriva in 1-2 giorni. Se non volete aspettare un mesetto per averlo, potete acquistarlo direttamente sul link che vi lascio in descrizione. E anche per questo video è tutto, ragazzi. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno settimanalmente. Da Fabio, dal Tech23. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!